scritta da un'opera scultorea del maestro Ruggero Di Lollo, al quale rivolgerei il primo grande applauso. Una fontana che rappresenta il completamento di un grande progetto di riqualificazione del centro cittadino, un progetto che ha coinvolto la viabilità con una rotatoria, che ha coinvolto l'arredo urbano, la sistemazione del verde, un progetto che ha voluto ridisegnare il volto della nostra città e che come scopo, il senso di tutto questo non è solo renderla più vivibile, questo è giusto, anzi miglioriamo la vivibilità cittadina, ma nello stesso tempo creiamo un quid, un fattore di attrazione in più, un qualcosa in più di accattivante, di attraente per i nostri visitatori e per i nostri turisti. Cosmo Mitrano. Grazie Paola, innanzitutto grazie a tutti voi, grazie a tutti per la vicinanza, ma soprattutto questa Paola è la vera attestazione che questo progetto si doveva realizzare e quindi questa è la risposta a quella persona o quelle persone che hanno cercato di rallentare, di impedire la realizzazione di quest'opera. Io voglio ringraziare innanzitutto la presenza di Don Carlo in rappresentanza di Monsignor Vari, delle forze dell'ordine, delle forze armate, quindi di tutte le autorità civili e militari. Mi preme ringraziare in primis il mio assessore Francesca Lucreziano per la splendida organizzazione insieme ai miei collaboratori, agli uffici, a tutti quelli che ci hanno dato una mano oggi. Poi ovviamente non posso dimenticare tutti i miei consiglieri che mi hanno supportato, tutti i miei assessori, tutti quelli che ci hanno creduto fortemente specialmente nei momenti di grande difficoltà. Ovviamente voglio ringraziare il professor Ruggero Di Lollo, che è l'autore della scultura. Tra l'altro colgo l'occasione perché ho visto anche l'assessore regionale Lucia Valente, che veramente ringrazio per la presenza e rappresentanza della Regione Lazio. Ringrazio l'architetto Davide Di Cola, il progettista. Ringrazio Deus Ex Machina, l'attore principale, un'azienda seria. Siamo stati molto fortunati ad aver avuto un'azienda che ha un attaccamento e una vicinanza particolare verso la nostra città, che è l'impresa di Cesare Gino Costruzione, di Williams di Cesare. Grazie William. Ringrazio l'ingegner Fabio Ianniello, direttore dei lavori, Centro Italia Marmi, Ornamenti Marmore, Icoterm di Daniele Lichetta, che ha realizzato l'impianto idrico della fontana, Franco Zorabella, che sarebbe l'azienda Music & Lights, un altro Gaetano, Elco di Cosmo Traniello che ha realizzato tutto l'impianto elettrico. Grazie alla partecipazione di tutte queste persone, oggi siamo qui a goderci questo splendido spettacolo. Con questa fontana vogliamo rendere omaggio al nostro patrone d'Italia, San Francesco, che durante la sua permanenza a Gaeta nel 1222 ha avuto modo di apprezzare le bellezze della nostra città, dove ha anche compiuto dei miracoli. Visitò la chiesa della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata, la chiesa della Madonna del Monte in prossimità del castello Angioino Aragonese e la chiesetta della Madonna del Buon Cammino nella zona di Montesecco, era proprio qui vicino, in prossimità della villa di Faustina, sulle cui rovine sorge il palazzo comunale. Da allora il culto per San Francesco si è sempre più diffuso e consolidato a Gaeta, fino alla giornata particolare di oggi. Il poverello di Assisi
fu definito il più italiano dei santi, il più santo degli italiani. Al suo nome, grazie alle donazioni di Carlo II d'Angiò, a partire dal 1283 venne costruita a Gaeta una chiesa come luogo di culto annessa ad un convento fondato dallo stesso San Francesco nel 1222, il bellissimo tempio di San Francesco che ammiriamo a Gaeta medievale. Un attimo di attenzione, inizia un primo assaggio di spettacolo. Darei il via ai nostri tecnici. Un attimo di pazienza. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messor lo Frate Sole, lo qual è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è bello e radiante con grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per Sora Luna e le stelle. In cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et donne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sii, mi Signore, per soracqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sii, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale è in allumini la notte. Et ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sii, mi Signore, per Sora nostra Madre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori e erba. Laudato sii, mi Signore. Adesso